Qui la Serie A di calcio a 5 per l'Aco Gianco e per l'Acqua e Sapone, padrone di casa Acqua e Sapone, che si porta sul punto di battuta per questo primo tempo. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. L'Acqua e Sapone che inizia con Mammarella tra i pali, e poi ci sono Romano, Zanella, Jonas, col finestra laterale di Fitz per Gabriele, che prova a farsi largo a liberare il sinistro. Gabriele guadagna l'esterno, va alla conclusione, Mammarella ci mette le mani. Pallone a Gianco, si muove Mazzoni, si muove Fitz, pallone corto per Mazzoni, poi Ruben, palla che filtra, Tobe, il destro al volo, non riesce a coordinarsi al meglio. Gabriel, il controllo su di lui, Brandi, Fusari, entra nel campo anche lui, si libera benissimo Fusari, va al destro, Zanella, poi Gabriel, si fa soffiare il pallone da Murillo Ferreira, Murillo si invola verso Molitierno, il sinistro di punta ad anticipare il rientro di Gabriel, verso Mazzoni, l'appoggio ancora per Gabriel, Mazzoni però anticipato netto da Jamur che va al sinistro e trova l'angolo basso alla sinistra di Francesco Molitierno, va in vantaggio l'Acqua e Sapone, 13-06 al termine del primo tempo. Quindi corner di Murillo Ferreira, la battuta di Jonas, ci mette le mani Molitierno, poi l'appoggio per Jonas che finta a sua volta, porta il pallone sul destro, Murillo ancora ad allargare per Zanella, a sinistra di Zanella, palo, ci ha messo anche un piede Molitierno che esulta, intervento decisivo del portiere della Coggianco. Brandi, Murillo, Zanella, avanza, palla sul sinistro, la conclusione dopo un paio di isolate, pallone sul fondo, gli applausi del per Gabriel che deve però arretrare, accenna una pressione Jonas, poi si ferma sulla linea mediana, ora il passaggio in avanti per Raub che controlla, tenta il passaggio a sua volta per Gabriel che arriva a spalle la porta, Gabriel tutto da questa buona piazzato nella propria metà campo, lo scarico per Ruben, il destro, ci mette ancora la mano Mammarella, certo, lo affronta Jamur, prova a liberarsene Ruben, palla però recuperata dalla Questa Buone, Zanella va da solo, Zanella prova sul sinistro, il rientro di Gabriel che gli sbarra la Brandi, palla centrale per Fitz, Tobe prova ad andare sul destro, Fitz prova a liberarsi lui sul sinistro, poi Tobe l'appoggio, poi Fitz ancora, questo istante squadra negli spogliatoi, 1-0 per l'Acqua e Sapone grazie al gol di Jamur quando erano trascorsi 6 minuti e 54 secondi. Noi ci riferiamo di nuovo dal Palaroma di Montesilvano, inizia il secondo tempo di Acqua e Sapone Ciolico Gianco, si riparte dall'1-0 in favore dell'Acqua e Sapone maturato nel corso del primo tempo grazie al gol di Jamur quando il cronometro segnava 6 minuti e 54. Fitz si è liberato, tanto Ruben, Mammarella! Il pallone nella lunetta, tocco all'indietro, palla che filtra per Tobe, il destro, ci mette ancora il piede Mammarella, poi pallone all'uno. Il destro, Zanella, Romano, una finta, poi va al destro, Romano, in due tempi, palla regalata a Brandi, ora Jonas, il destro! Palla vicina al palo, per un attimo ha dato anche l'illusione del gol, raddoppio l'Acqua e Sapone, ora Ruben alza il pallone in avanti per Fitz. Fusari evita l'arrivo di Sergio Romano, Fusari le finte, Fusari se ne va sul lato di destra, mette al centro per Ruben, Mammarella ancora è spaccata, un grandissimo Murillo, ora va dalla parte opposta su Jamer, il sinistro Jamur, poi Mazzoni porta via il pallone, Mazzoni da solo contro Mammarella, Mazzoni non filtra, evita l'arrivo di Zanella, poi prova ad aprire verso Fitz ma ha capito tutto Murillo, ora 3 contro 2, il pallone ancora per Jamur, il sinistro Molitierno e poi il doppio intervento su Murillo con Gabriel che salva le... Quindi Fitz si oppone, recupera Ruben, palla ancora per Fitz che può andare, Fitz evita l'avversario, Fitz al centro, Mammarella ancora e poi evita anche che il pallone finisca, rimessa laterale, battuta per Fusari che va sul sinistro, la conclusione forse l'ha toccata Mammarella, sì, calcio d'angolo, raddoppio di Ruben che porta via il pallone pulito, Fusari se ne va sull'altro di destra, al centro ancora per Ruben, anticipato da Murillo per un soffio e poi Fitz finisce a terra, riparte ancora l'Acqua e Sapone, altra superiorità numerica per la squadra di casa, Jonas, Fusari ancora due volte e poi tocca per ultimo Jonas, è stato bravissimo Fusari, in ripiega il lancio alla cieca, Murillo, attenzione Brandi, l'intervento di Gabriel, poi Molitierno ci mette il piede, spazza via, termine, batte Murillo, palla che non filtra, si oppone, tanto attenzione ancora Ruben colpito in pieno, Fusari, poi abbondanti da giocare in questo secondo tempo di Acqua e Sapone Ciolico Gianco, lo Gianco che rincorre, Mazzoni va al sinistro, Mammarella ancora e poi Gabriel, una deviazione, chiede il tocco di mano la Gianco, rimane in attacco l'Acqua e Sapone con Zanella, Jamur il sinistro, palo, palla che arriva tra i piedi, ancora Brandi e ancora Zanella che controlla, Zanella non certo il massimo della sportività, qualche istante fatta, attenzione Brandi, il tocco con il sinistro, quindi Romano, Murillo, ancora Romano, attaccato da Gabriel che gli porta via il pallone, poi palla indirizzata verso Fitz, Fitz, il pareggio della Coggianco con il sinistro di Fitz che timbra il cartellino sul suggerimento,
Quindi Romano, Murillo, ancora Romano, attaccato da Gabriel che gli porta via il pallone, poi palla indirizzata verso Fitz. Fitz, il pareggio della Coggianco con il sinistro di Fitz che timbra il cartellino sul suggerimento al bascio di Gabriel. 1-1 quando mancano 3 minuti esatti. E primo gol in Serie A per Fitz, che è arrivato in anticipo e col sinistro ha scavalcato Mammarella. 1-1 il gol di Fitz, che riporta in dove c'è Romano, palla sul destro, ha visto Zanella, Politierno ci ha messo il piede e poi allontana da solo, glielo porta via Romano benissimo, poi riparte da questo pone ancora con Romano, evita Gabriel, il destro di Romano sul corpo di Molitierno, bravo in due tempi a bloccare pone Coggianco. Molitierno, palla sul destro, il lancio ancora a cercare Fitz, interviene Mammarella con i pugni sulla testa del pivot della Coggianco, pallone spazzato via. Coggianco batte Ruben, tocca all'indietro Gabriel, una finta, palla sul sinistro, quindi Ruben out di sinistra, le finte su Zanella, Ruben è penetrato il destro sul primo palo, ci mette, che arriva in questo momento 1-1 tra acqua e sapone e Cioli Coggianco, il vantaggio per i padroni di casa di Jamur nel primo tempo a 6:54 e poi il pareggio di Fitz al 17esimo, ammoniti.